Uomini e donne gossip, Maria De Filippi furiosa con uno degli opinionisti del dating show Colpo di scena a Uomini e donne. Le gossip news di queste ore rivelano che Maria De Filippi sarebbe furiosa con uno degli opinionisti della sua trasmissione, che tornerà di nuovo in onda a partire dal lunedì 8 gennaio con le nuove puntate inedite del Trono Classico e del Trono Over. Stando alle indiscrezioni riportate in queste ore dal giornalista Alberto Dandolo di Dagospia, sembrerebbe che la conduttrice del fortunato dating show sia piuttosto adirata con uno degli opinionisti arrivati in corso d'opera nel corso di questa edizione. Ultimissime Uomini e donne, a rischio uno degli opinionisti, a quanto pare. Quindi, i fan di Tina Cipollari possono stare tranquilli. In molti in un primo momento avevano temuto che la De Filippi potesse essere un po' attirata con la Cipollari, complice il fatto che nelle ultime puntate di Uomini e donne Over l'opinionista ha nuovamente alzato il tiro contro la sua nemica Gemma Galgani. Nel dettaglio vi anticipiamo che Tina farà un regalo speciale a Gemma, presentandosi in studio con un gigolò che sostiene di aver pagato lei stessa con i suoi soldi, affinché riesca a soddisfare i bisogni della dama torinese. Tuttavia, come vi dicevamo, non è la Cipollari la persona che avrebbe fatto perdere le staffe alla conduttrice. A quanto pare, infatti, la De Filippi potrebbe essere furiosa con Mario Serpa, una delle new entry di questa edizione di Uomini e donne Trono Classico. Le gossip news del momento, infatti, rivelano che da qualche giorno Mario ha annunciato il suo ritorno di fiamma ufficiale con Claudio Sona, il primo tronista gay della storia del programma di Canale 5 che ha scatenato non poche polemiche al termine del suo percorso in trasmissione. Maria De Filippi furiosa con Mario Serpa? Come ben saprete, infatti, Claudio Sona fece molto parlare perché lasciò Mario dopo appena un mese di fidanzamento e come se non bastasse venne fuori che durante il suo percorso a Uomini e donne continuava a sentirsi in gran segreto con il suo ex fidanzato Juan Sierra. Una situazione decisamente clamorosa, testimoniata da una serie di SMS resi pubblici dallo stesso Juan, che risalivano ai tempi della partecipazione di Claudio a Uomini e donne. Ecco allora che la De Filippi e la sua redazione presero le distanze dall'atteggiamento del tronista e divulgarono un comunicato in cui dicevano di essere all'oscuro dei fatti. Adesso che Mario è tornato con Claudio, ecco che per lui potrebbe esserci qualche problemino.